Oggi inauguriamo questa nuova veste di Largo Villa Clori, dove la Fondazione Carit ha dato un contributo importante e significativo di 35.000 euro, non per il restauro, ma siamo andati un po' al di fuori di quelli che sono i nostri settori normali, rilevanti, ma abbiamo deciso di insistere sulla riqualificazione urbana della città. E questo è un primo passo fondamentale, dove con un piano economico che è stato presentato al Comune, che noi abbiamo sostenuto finanziariamente, siamo riusciti a riqualificare questo angolo della città, che è un punto importante di aggregazione e sempre più importante, soprattutto mettendo a posto tutto il catino, l'arborizzazione, l'illuminazione, per ricordare che tutto sommato Largo Villa Clori storicamente rappresenta anche un residuo degli antichi bombardamenti, qualcosa che è rimasto integro dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.